Ciao a tutti amici di Automoto.it e bentrovati. Appena finito il Gran Premio di Turchia, grandissima, veramente grandissima vittoria per Valtteri Bottas, però dietro ci sono le due Red Bull, a testimonianza di come il weekend è un po' partito male per il team britannico, ma poi si è risollevato con una seconda posizione per Verstappen che lo conferma leader del campionato. Di tutto quello che è successo, però, ne parliamo come al solito con Paolo Ciccarone. Ciao Paolo! Così uno potrebbe pensare anche che sia stata una gara bella vincente, invece sinceramente con la pista bagnata mi sarei aspettato non so, un minimo di battaglia in più, invece alla fine secondo me ha vinto la noia perché Bottas davanti non ha sbagliato niente, Verstappen dietro altrettanto, l'unico che è riuscito a sorprendere Leclerc ed Hamilton è stato Perez, perché? Perché sia Leclerc che Hamilton si sono praticamente suicidati con una scelta strategica sbagliata, ovvero quello che hanno cercato di portare in fondo la macchina con lo stesso treno di gomme intermedie quando ormai non c'era più battistrada, non c'era più verso di farcela. E quindi il pit stop è arrivato in ritardo, risultato Leclerc ha perso la possibilità o di vincere o di finire sul podio, Certo. e Hamilton invece il podio lo aveva, se l'è giocato ed è finito quinto. Quindi diciamo più che altro è stata la strategia a definire il risultato finale, però su una pista bagnata difficile come quella turca in condizioni di così aderenza precaria, mi sarei aspettato qualcosa di più che invece non c'è stato. Paolo, tra l'altro ci si aspettava, non dico una vittoria da parte di Hamilton, ma insomma credo che il cambio di motore, appunto con 10 posizioni, con una penalizzazione così ridotta tra virgolette, potesse comunque permettere al campione inglese di vincere la gara. Invece comunque c'è stato, oltre al problema diciamo di strategia, però non sembrava nemmeno avere il passo per essere parte dei vincenti. Beh, sai, l'avevo mostrato nelle fasi iniziali con Tsunoda, quando se l'è presa con molta calma ed è stato molto attento e quindi stava correndo più in funzione del campionato che della gara stessa e quindi non ha voluto prendersi assolutamente nessun rischio. Lo stesso quando poi ha duellato con Perez, è stato un bel duello, ruota a ruota, fianco a fianco, poi alla fine è riuscito a sorpassarlo all'esterno, è stata veramente una gran bella manovra quella di Hamilton, però anche lì è stato proprio, come si dice, in punta di forchetta, ha voluto evitare problemi e ha voluto evitare casini, però è chiaro che se incomincia a correre in difesa, quando invece in realtà dovrebbe essere in attacco, fa capire che i problemi di Hamilton forse non erano soltanto legati alla parte termica del motore che gli hanno sostituito, mentre invece probabilmente c'è anche qualcos'altro che non quadra, ecco, per cui vada bene che con Bottas che era davanti e meno male andava via, e Bottas non è a livello di Hamilton, specialmente su bagnato, come ha dimostrato nelle gare precedenti. Verstappen non è riuscito a prenderlo, a tenergli dietro. Per cui ti dico, lo vedo molto più sconfitto Hamilton in questa Certo. fase rispetto a quello che è il risultato finale. Infatti Paolo, decima vittoria per Bottas, di fatto ha fatto veramente una bella gara, poi sarà esaltato, sai, magari è la pista in cui si trova bene, un po' la massa, sai, che arrivava lì e vinceva sempre, però non lo so, il fatto che Hamilton comunque pur partendo dietro abbia anche avuto difficoltà a tenere il passo diciamo, del suo compagno di squadra, beh, testimonia comunque, come dici tu, che i problemi forse sono anche altri. Chi gode comunque di tutta questa situazione è di sicuro Verstappen, che se ne ritorna a casa verso l'Olanda, prende l'aereo dalla Turchia con un piccolo gruzzolino di vantaggio che insomma non dico che gli permetterà di guardare la vittoria del mondiale, certamente, ma comunque gli rinforza l'animo, ecco, di sicuro. Sì, di sicuro è rientrato in testa ed è praticamente così, ha ripreso il comando della classifica e quando mancano delle gare è meglio stare davanti piuttosto che Vabbè, stare sicuramente. dietro. Su questo non ci piove. Però ripeto, anche la prossima gara, cos'è Austin, Austin, mi sembra, sì. la vedo favorevole ancora alla Mercedes, per cui se il risultato su una pista che in teoria dovrebbe essere amica come questa è stato questo qui, mi lascio un po' perplesso su come stanno andando le cose e su come si svilupperà poi il futuro. Ecco, mancano 6 gare, per cui in questo momento ogni errore potrebbe essere fatale. Con tutto Paolo, che Austin è una pista che, a parte il rettilineone, che è molto lungo e lì sicuramente poi viene fuori, emerge la potenza del Mercedes, ma comunque c'è questa sequenza di curve contro curve che non è un terreno abbastanza di caccia per la Red Bull, no? Per cui anche lì non mi aspetto un risultato così scontato, anche perché mi sembra che ormai il livello delle due macchine sia comunque
quasi E ormai equiparabile. siamo più o meno lì, ormai non c'è questa grossa differenza, quindi non lo so, c'è praticamente ancora, ci sono degli elementi che non mi tornano, ecco, per cui ti dico, sono lì un po'. Cioè, ma secondo te è Hamilton che manca o manca il team nei confronti di Hamilton? Ma in questa gara credo che sia mancato più Hamilton, devo dirti. Perché se Bottas bene o male lì, cioè in qualifica è stato bravissimo, ha fatto il tempo, ha segnato, è andato bene e Ah, finì, niente è da per dire. quello che dico, magari Hamilton c'è, ma è il team che non riesce a trovargli la quadra, non so come dirti, ma evidentemente poi per fare quel passo in più che serve per stare davanti a un maniaco come Verstappen, di fatto ti serve essere altrettanto maniacale nella messa a punto e tutto, e può anche essere che perdi la strada a volte, no? Quindi Ma non lo so. sai, il problema di base è che una volta la Mercedes comunque andava, aveva un vantaggio tale che anche Ok. se sbagliavano erano sempre davanti. Adesso sono ad un livello tale che non possono assolutamente permettersi di fare il minimo errore. Senti. Quindi vedi l'indecisione, cambiamo le gomme, vado avanti, cosa faccio, mi fermo, poi alla fine la paghi, Sì, perché ma anche quando proprio c'è stata proprio una le cose. mancanza di lucidità, la stessa poi che c'è stata anche Ferrari, per carità, però non te lo aspetti da un team che lotta per il mondiale con 300.000 ingegneri che lavorano a casa e come dire, studiano istante per istante tutto quello che succede. Cioè, è per quello che ti dico, cioè, non so se è più il team che fa casino nei confronti di Hamilton o se è Hamilton che manca. Ecco, questa è difficile da capire. Mi sembra che Bottas, che vive con una tranquillità sicuramente maggiore, sicuro di andarsene a Alfa. Anzi, poi devo chiederti una cosa anche di Alfa, ma prima parliamo di Ferrari. Sì. Sì, mi sembra che viva più tranquillamente. Questa gara se la sia guadagnata sul campo, forse anche divertendosi. Ecco, quindi direi che Beh, vale la sì, pena. non è stato disturbato da nessuno. La macchina era buona, ha mantenuto il suo passo gara, è riuscito così ad imporre la propria legge, quindi da questo punto di Meglio vista di così. c'è gran poco da dire nei confronti di Bottas. Ripeto, il problema di Hamilton è che Hamilton partendo dietro non ha voluto compromettere assolutamente il campionato, è stato molto cauto nei sorpassi, è stato molto attento Sì, non ha quando voluto c'era fare un'occasione. casini, certo, però. Sì, non ha voluto far casino e poi alla fine si sono trovati davanti al dubbio, cambiamo o non cambiamo, cambiamo o non cambiamo, hanno scelto la strada più conservativa che poi alla fine, come vedi, non ha pagato perché la dimostrazione è arrivata anche dalla Ferrari che ha combinato casino. L'unico che gli è andata bene con questa scelta è stato Ocon, però Ocon nell'ultimo giro ha perso 5 secondi, se c'era un giro in più Giovinazzi gli passava davanti Sì, hanno fatto e bene i quindi la conti, strada. hanno anche avuto culo, diciamocelo, però hanno fatto bene i conti, ecco, di Sì, sicuro. hanno fatto bene i conti per cui ha resistito quell'attimo in più della Esatto. bandiera scacchi, ecco. Senti Paolo, Però ma sta Ferrari un po' ci aveva illuso, non dico di vincere, ma ci aveva illuso di almeno di arrivare sul podio, Leclerc, che invece poi alla fine non è stato così. no, se la sono giocata male nel momento in cui si sono trovati davanti e lì sono andati in panico. Questa è purtroppo la triste realtà e. Considerazione, mi spiace perché se lo meritava, oggi ha guidato benissimo e boh, non lo so, non sono sicuramente a livello di Mercedes e di Red Bull per quanto riguarda la prestazione, però il nuovo motore ha tirato fuori un bel motore e anche la macchina di conseguenza sta migliorando. Sainz, vabbè, hanno fatto un po' di casino e quindi chiaramente anche lui è stato, come dire, penalizzato nella prestazione, però boh, non lo so, c'è sempre qualcosa che non torna in questo team, sembra sempre che abbiano poco coraggio di usare o di fare le cose, no? Sì, quando ci provano poi va a finire che sbagliano, perché in questo caso per esempio era davanti, aveva un vantaggio di 3 secondi, però evidentemente non hanno calcolato che con quelle gomme non sarebbero riusciti ad arrivare in fondo. E questo qui è stato un po' il problema principale, per cui ti dico, l'impressione che anche quando sono lì manca sempre qualcosa per riuscire poi a concretizzare. Senti, invece si sta parlando moltissimo, una cosa di cui io e te non abbiamo ancora parlato, ma di sto Benedetto Andretti, che penso abbia voglia di mettere un piede in Formula 1, l'ha già confermato, diciamo anche ufficialmente, e appunto c'è in ballo questa trattativa con Alfa Romeo, però Alfa Romeo di fatto non è un team, e quindi è questo che mi sconfinfera, cioè cosa sta succedendo lì dentro? Perché il team è Sauber, ma la trattativa è con Alfa Romeo, cioè. Spiegami i contorni di questa faccenda perché non ho capito.
Ma niente, Andretti ha dei capitali americani e vorrebbe entrare in Formula 1 e per farlo, piuttosto che sponsorizzare, preferisce gestirsi il team perché Andretti Motorsport, non dimentichiamo, hanno una grossissima esperienza in Indy e in Quindi, altre certo. categorie, quindi hanno le idee su come gestire le E fin cose. lì tutto bene. Poi lui in Formula 1 c'è già stato nel 93 con Esatto, quindi. Senna, con la McLaren e tutto. Per cui Esatto, diciamo, Mario Andretti, il padre, conosce conosce ancora. molto bene, certo. Fin là ci siamo. Il problema di base è che io ho avuto anche una discussione un po' accesa con Passeur quando io l'avevo detto, mi risulta che ci sono state quattro audit per venire a comprare la squadra. Ah, se pavere, se pavere, nel senso tu, cioè, non è vero, non è vero. Invece il Cicca lo sapeva, hai visto? No, e Incredibile. tra l'altro ti dico anche perché erano andati all'inizio, nell'inverno scorso, anche perché la galleria del vento e tutto il resto era stata fatta in collaborazione con Audi, il gruppo Volkswagen, e quindi c'erano stati dei personaggi del gruppo Lamborghini, Volkswagen, Audi, roba del genere, che erano andati a verificare e A dare chiedere un po'. un'occhiatina a vedere che aria tira là dentro. Esatto, il problema è che il proprietario aveva chiesto 250 milioni per tutto e ti dirò di più, a inizio anno la valutazione l'aveva fatto anche Jean-Philippe Imparato per Alfa Romeo. Cioè, compriamo tutto noi e diventiamo titolari, solo che le aveva chiesto 150 milioni. Perché, vista la situazione di mercato, Imparato dice lasciamo perdere, anzi cerchiamo di dimezzare quelle che sono le spese. E restiamo in effetti, poi cosa è successo? Che hanno dimezzato le sponsorizzazioni, hanno ridotto l'investimento e Vasseur ha voluto mano libera nei confronti della scelta dei piloti ed ecco perché Giovinazzi è in crisi. Adesso sentire che Andretti discute col titolare, che poi è quello della Tetra Pak, lo svedese, e praticamente vuole comprare l'80% del team e gli hanno chiesto 350 milioni, dico come? Volevano vendere tutto a 150 e adesso vendono una parte per 350? Sì, follia. Secondo me Ma c'è scusa Paolo, qualcosa che quindi in non realtà torna, Andrea, e quindi ti dirò di più, e ti dirò di più. aspetta un attimo, quindi Andretti sta parlando con Sauber, non con Alfa Romeo. No, Alfa Romeo è semplice sponsor, e quindi per quanto riguarda le sponsorizzazioni non c'entra assolutamente niente. La proprietà è in mano in parte a Peter Sauber, che ha delle quote, poi al titolare di questa azienda, la Tetra, non mi ricordo il nome del titolare, però è lui il principale azionista, quindi se vogliono comprare o vogliono entrare nel team devono discutere col principale azionista. Ma il problema di No, che base magari lui non si è metta d'accordo con Alfa Romeo per comprarsi il team. Hai capito cosa intendo? che ho capito, però cosa fai? Metti tu i soldi e poi il nome lo mette quell'altro? Non No, so, fanno metà. no, con la situazione attuale, per come Sneggiano. sono messi, Alfa Romeo ha un contratto per cui se Sauber l'anno prossimo non è nei primi cinque, può decidere di disdire l'accordo. Sinceramente, con tutto il bene che voglio a questi ragazzi, per come sono conciati, vederli nei primi Sì, cinque, non è ci credo possibile. veramente gran poco. Sì, Io non so certo. perché, ma ho questa C'è questa sensazione. arietta, diciamo, ecco. Esatto. Però ti dico, non vorrei che tutta questa manfrina, tutto sto giro strano, è quello di far vedere che sono interessato a comprare, non so, un Alfa Romeo e poi va a finire che mi compro una As. Sì, capito. Perché non dimenticare che lì c'è il problema Mazepin, perché fin tanto che corre il figlio e deve fare poi un anno di servizio militare in Russia e se i risultati non dimostrano che valgono la pena, non si capisce perché papà Mazepin debba spendere soldi, investimenti e roba del genere con diciamo, una squadra che poi a lato pratico più di tanto non gli dà, quindi potrebbe essere interessato a mollare. E se Ginas finora non ha mollato è perché sono arrivati i capitali appunto di Di Mazepin, mentre Mazepin. invece in America, guarda caso, Andretti, As, roba del genere, è qualcosa che in passato era già successo e quindi vedo più diciamo, un fumo negli occhi per parlare di Alfa quando poi in realtà stanno mirando da un'altra parte. Non Sì, dimenticare che ci che sono comunque ancora. Paolo sarebbe sempre, diciamo, in orbita FCA, Stellantis, Ferrari e compagnia bella, cioè anche As No, fa un po' parte di quel allora giro lì, sì, però in ogni caso il mercato americano è importante per FCA, ma anche per il gruppo Stellantis, e quindi avere un marchio premium che possa essere Alfa Romeo con un marchio legato alla Ferrari è un biglietto da visita molto forte. Su questo non si discute, però sai, sono americani, per cui stelle strisce, abbiamo già visto in passato con la Beatrice, abbiamo già visto poi prima ancora con altre squadre, per cui la situazione è abbastanza Beatrice. complicata. Sì, esatto, correva Alan Jones che tra l'altro era Bravo. talmente ingrassato che faceva fatica ad entrare nella macchina, che era una Lola,
E tra l'altro lì c'è una cosa divertente, apro una parentesi, che quando praticamente Alan Jones corse con quella macchina faceva fatica ad entrare perché era ingrassato molto. Nel momento in cui poi la Lola aveva fornito il monoposto per la Scuderia Italia, motore Ferrari, e Alboreto entrò in macchina, disse: questi qui per non sbagliarsi rispetto all'altra volta hanno fatto un camion, guarda quanto spazio c'è qua dentro. Detto questo, altre sorprese della gara Alpine o altre cose che... Alpine la sorpresa negativa perché Alonso si è beccato una ruotata alla prima curva e poi la ruotata gliel'ha data a Mick Schumacher all'ultima curva, per cui chi di ruota ferisce, di ruota perisce o viceversa, no? Per cui è Certo. finito in fondo, non è più riuscito a recuperare. Questo per farti capire che nonostante il passo, nonostante il ritmo, però poi in realtà Alonso indietro è finito, indietro c'è rimasto, non è riuscito Certo. più a recuperare. Stessa roba per Tsunoda. Tsunoda era là con l'Alfa Tauri che poteva mantenere un buon passo visto quello che stava facendo Gasly, e poi alla fine, dopo il testa coda, è riuscito Certo. un po' indietro. Ti dico, mi sembra che l'occasione persa sia stata un'altra volta quella dell'Alfa Romeo, perché Giovinazzi, 11°, a 7 decimi dalla zona punti, Certo. avevano azzeccato la strategia, stavolta quello di cambiare le gombe nel momento giusto. Poi Giovinazzi in partenza aveva recuperato 6 posizioni. Certo. Il suo lavoro l'aveva fatto in maniera onesta, però manca sempre quel qualcosa per riuscire a concretizzare il risultato. Però Giovinazzi ha fatto veramente una gran bella gara e penso che vada apprezzata perché non ha fatto il minimo errore, come al solito. Il problema è stato di strategie e di posizionamento del team, ecco. Paolo, niente, allora senti, torniamo a parlare di Formula 1 domani sera con Heribert, con Diletta, con te. Spero ci sei, no, domani, sì, ci sei. E Ma basta, verso le mi 6, dicono 6 e di sì. mezza, poi lo comunichiamo sui social di Mi automoto.it. dicono di sì, mi dicono che dovrei Va esserci. bene, allora niente, ci vediamo domani. E intanto Ok. grazie, a presto, Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Ciao.